tiro ormai obbligato, sembra, pallino sempre tra i 4 e i 7 metri, ottima la boccia di D'Alterio. Signorini guarda sulla sua destra, appoggia la boccia, in effetti c'è troppa gente. O che parla mentre tirano, perché in questa occasione probabilmente Paolo non era disturbato, però può succedere anche che la gente non stia zitta nel momento in cui tu stai per tirare o per andare a punto. Si può sempre parlare, per carità, però quando il giocatore è in posizione di tiro, di accosto, non ci vorrebbe tanto mantenere la bocca chiusa. Buona quest'altra boccia di... Mentre stanno crescendo, in pratica, i giocatori di Treviso, leggermente in difficoltà nella partita precedente, ora stanno giocando veramente bene. Paolo colpisce ancora. Punto ancora preso da parte di Signorini. Buona anche questa giocata da parte di Savoretti al tiro Nanni. Dovrebbe tirare un sottomano. Viene anche richiesto in chat, ma i campi non è che permettano tanto il sottomano qua. I campi sono leggermente molli. Vediamo un po' la tirata da parte di Nanni che colpisce. Vediamo, il punto rimane comunque bianco. Vedete, la rossa sembra toccare il pallino, ma l'arbitro ha già detto che il punto è bianco. Sembra che qualcosa sia successo nell'altro campo, vince la partita e abbiamo i primi finalisti di questo secondo Gran Premio. Città di Varese, Barilani, Walter in coppia con Paone della Passirana, battono 12 a 2 la coppia della Lavinese, Selogna Rossi, quindi primi finalisti. Barilani Paone. Vediamo Nanni al tiro a fondo campo. Colpisce, ma è inesorabile. Sono 3 punti a terra. 8 a 3, 3 punti a terra e una boccia in mano Savoretti. Sembra finire qua questa partita che sotto, diciamo prima dell'incontro, credevamo di poter assistere a un incontro memorabile, non è stato così, in effetti, questo finale ne è un po' la copia.